primi orti botanici erano delle raccolte di erbe medicinali per la preparazione dei semplici, le droghe grezze della farmacopea in uso, da cui deriva il termine giardino dei semplici. Nel 1545 nasce a Padova un orto botanico, oggi il più antico orto medicinale universitario al mondo. Viene inizialmente concepito come un laboratorio didattico d'eccellenza per insegnare ai futuri medici le proprietà terapeutiche delle piante allora conosciute ed è un tributo proprio a questo meraviglioso luogo padovano, già patrimonio UNESCO, la parete del MUSM è dedicata alla terapia farmacologica e che ospita alcuni dei meravigliosi erbari di cui si possono ammirare altri esemplari nel Museo Botanico inaugurato il mese scorso. A completare questa esposizione una nuova parete interamente olfattiva che permette al visitatore di interagire con delle campane profumate che attivano delle cornici luminose sulle quali sono raffigurate le piante e descritte le loro funzioni benefiche, un progetto realizzato grazie al contributo di un'azienda padovana da oltre 30 anni sul mercato dei prodotti erboristici. Questa teca è importante, è una tappa della crescita del MUSME, del fatto che il nostro obiettivo appunto è ritrovare non solo la normalità, ma ricominciare a essere un polo di cultura, sfidare un po' anche l'interattività dal punto di vista di un senso che non è la vista, non è il tatto, ma è l'olfatto che spesso trascuriamo, ma fa parte, come dire, della nostra struttura. E quindi sì, è un momento di grande soddisfazione poter comunque dire stiamo andando avanti, stiamo aprendo nuove cose, questa l'abbiamo aperta oggi, ne apriremo delle altre perché MUSME vuole essere un punto di riferimento per tutta la città relativamente alla cultura medica, relativamente all'educazione alla salute, relativamente all'importanza della salute nell'esistenza delle persone. Ed è anche un posto molto vivace, no? Anche adesso ci sono dei ragazzini che sono qui in gita, questo è un po', un vostro fiore all'occhiello. È un posto dove i ragazzi si trovano a loro agio, perché un po' parla anche il loro linguaggio. È stato pensato proprio sulla base del fatto che non c'era solo da guardare, ma c'era da viverci dentro. E allora il venire di gruppo, il venire insieme, la possibilità di vivere gli spazi, di toccare, di muoversi e anche magari di rispondere a qualche domanda che loro si fanno, li mette a loro agio. Il numero di scolaresche è stato quest'anno davvero importante, insomma siamo quasi a 1.000 scolaresche, quindi insomma davvero tanti tanti ragazzi e questo sicuramente dà molta anima a questo luogo.